spaventa quando crede qualcuno, con la cultura si può anche mangiare e si può dare lavoro. A tutti noi, scrittori compresi, viene la voglia di andare a vedere i luoghi dove i nostri maggiori scrittori sono vissuti, hanno operato. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace doverti ancora delusa. È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso, veramente principe. Je voudrais simplement exprimer ma gratitude. La vita che c'è stata per essere nella nostra forma corporale a poco uccide la sua forma. Un grande peccato per la Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Il vino che si può incontrare lungo la strada degli scrittori è un vino diverso da altri. Scrittori, e dopo la mia introduzione, cominciamo con la prima lezione del sesto master di scrittura che organizziamo insieme con Treccani Cultura e Treccani Academy. Ed è un vero piacere presentare come primo docente il professor Enrico Alleva, dal 2022, cioè da quest'anno vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. È un docente che ha fondato la sua fama sull'etologia, ma ha avuto l'opportunità nella sua vita di essere per tanti anni a strettissimo contatto con Rita Levi Montalcino, cioè di Montalcini, quindi il premio Nobel che tanto segno ha lasciato nella sua vita professionale. Ce ne parlerà sicuramente. Il professor Alleva è un etologo di fama internazionale. Mentre io facevo l'introduzione, non so se chi se ne è accorto, ma oltre a una mosca che mi gira attorno in questo momento, è volato un calabrone al polo culturale San Lorenzo dove ci troviamo. Un modo per introdurre il professor Alleva, evidentemente, che poi nel pomeriggio condurrà i partecipanti in presenza, non ovviamente quanti ci seguono in streaming, anche al Giardino della Colimbetra, dove appunto di insetti e di fauna è ricca. E quindi mi fa piacere davvero passare la parola al professor Alleva per questo primo tema che si inserisce bene fra le parole della sostenibilità e che è l'ecosistema. Grazie professore. Io sono già microfonato. Buongiorno. Ringrazio Felice Cavallaro per la sua così queste belle parole. Quando il presidente Oscar Luigi Scalfaro chiamò Rita Levi Montalcini per offrire la presidenza dell'Enciclopedia Treccani, facendo ambo, prima di tutto era la prima volta che una donna e poi è la prima volta che qualcuno del mondo scientifico e non umanistico entrava nel tempio della cultura italiana, la Treccani.
Io venni preso per le orecchie e introdotto nel 94 in questo mondo al quale sento di appartenere e per il quale ho lavorato e ho imparato molto. Quindi sono qui per entrare dentro questa parola ecosistema. Io sono un biologos, cioè chiacchiero di vita, e la parola ecosistema, la parola ecologia è una parola molto equivoca, perché come diceva un grande evoluzionista e paleontologo, Stephen Jay Gould, che ha scritto dei libri divulgativi bellissimi che vi invito a leggere, poi magari quando passeggiamo tra gli agrumi e gli eucalipti oggi pomeriggio, se qualcuno vuole delle indicazioni bibliografiche sarò lieto di darle, diceva l'ecologia va da chi raccoglie le cartacce nei parchi pubblici a chi fa dei complicatissimi modelli matematici per predire come alcune caratteristiche ambientali cammineranno. Allora, se andiamo avanti, nella prima mia diapositiva, ecco, la mia assistente ha scelto il colore verde perché green è una parola d'ordine. Io peraltro faccio parte anche del Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Pubblico Urbano e cerco di mettere, con poco successo, degli alberi sotto la cui corteccia possano annidarsi i pipistrelli migratori, ma i botanici non sono molto d'accordo. Però ecosistema, andiamo avanti, ecosistema, così l'ho studiato a scuola. Fatemi dire che l'Italia è un paese che ha sempre, dicevo prima, presidenti Treccani, umanisti, è un paese di grande civiltà umanistica nel senso più splendente di questo termine, e quindi noi abbiamo avuto un ministero dell'ecologia tardissimo nella storia delle nostre istituzioni, anche se vedremo la foto di Giuseppe Montalenti con il presidente Pertini, uscì fuori un governo a un certo momento con il ministero per i beni culturali e ambientali, però è stato l'ex sindaco di Torino, Valerio Zanone, segretario del Partito Liberale Italiano, grande amico di, come torinese, di quei nobili che accompagnavano a caccia i re Savoia, quindi una cultura naturalistica nobiliare, che ottenne questo ministero senza portafoglio, quattro stanzette, e lo voglio ricordare. E quindi adesso si chiama transizione ecologica, l'abbiamo avuto, ma insomma non è un paese questo che ha rispettato molto le piante e gli animali. Cos'è? Quando io ho studiato ecologia, che era una materia nuova, stiamo parlando del 73-74, la definizione canonica, non posso sfuggire, è che c'è una parte abiotica, non vivente, e una parte biotica. Una volta si diceva comunità animali e vegetali, oggi si parla tanto di questi microrganismi che abitano il terreno, che abitano l'aria, che vivono nel nostro stomaco, questo bioma, questa massa di milioni e milioni di esseri che partecipano in maniera silenziosa, nascosta, ma che invece oggi si considerano molto importanti. Pensate solo, quando una foglia cade, un insetto muore, l'azione per farlo diventare minerale che viene svolta da questi microscopici organismi. Andiamo avanti. Come sfida Treccani alla Wikipedia, perché noi con Tullio Gregori, che è stato un grande personaggio, professore di storia della filosofia, filosofo, abbiamo contestato questa visione un po' caotica,
Quindi però se vado su Wikipedia e ho tolto le parti più fragili culturalmente, vediamo tre cose importanti che vengono dopo i miei studi degli anni 70. Ecosfera e biosfera. Noi abbiamo studiato l'ambiente marino oceanico, le dune mediterranee, gli ecosistemi. Poi la visione si è fatta davvero più globale, nel senso di un globo, di un unico pianeta, e poi c'è stato la fase di Gaia. Gaia è questa visione romantica, ma apprezzata da una parte consistente di noi tecnici scientifici, dell'idea che l'ecosistema è uno, è la biosfera. Alla base di ecosistema c'è una profonda, inscindibile unità dinamica, si sciolgono gli ghiacciai, salgono gli oceani, e quindi noi l'abbiamo studiato a compartimento, oggi ve lo offro come una Gaia sfera, se me la ridate, quella della Wikipedia. Cos'era quella prima? Ecco. La seconda è un macro ecosistema e un punto sul quale ragioneremo anche nella nostra passeggiata di oggi, perché la mia generazione scientifica, anche quelle precedenti, eravamo degli ecologi, oggi ci chiameremo deep ecologists, per cui noi dovevamo tornare, questa è una battuta, al Pleistocene. Se l'evoluzione darwiniana aveva messo quelle specie animali e quelle vegetali, la nostra battaglia era verso ripristiniamo. Invece oggi, e altri mondi, architetti, urbanisti, parlavano gloriosamente di paesaggio. Cos'è il paesaggio? È un ambiente dove millenni, se non secoli, di terrazzamenti, gli scavi etruschi che hanno cambiato l'idrografia del Lazio e tanti aspetti, per non parlare di quello che vediamo nella bellissima Sicilia, nella Puglia, queste generazioni, scriveva Nico Rengo, lo scrittore giornalista della Stampa, queste generazioni che piantavano gli ulivi per i nipoti, perché poi comunque, quindi queste generazioni che hanno cambiato l'orografia, e quindi il dibattito, l'attrito tra paesaggisti che tollerano e vogliono proteggere l'azione dell'umanità rispetto a chi invece vorrebbe semplicemente. Quindi uno dei temi contemporanei, io ho scritto un articolo con una mia allieva zoologa su una rivista che si chiama Il Ponte, che è una rivista che io amo perché la inventava Piero Calamandrei ed è uscita il 25 aprile del 45, quindi è proprio La Liberazione, rivista fiorentina, proprio sulla crisi di noi che accettiamo il paesaggismo come un valore importante da conciliare con l'ecologia, che dice no, una volta l'Europa erano tutte foreste, via tutto, solo foreste, via i vigneti, via gli agrumeti, eccetera. Quindi questo è un punto attuale. E un autore importante è Humboldt, scrittore, eccetera. E qui, questa è la parte sulla quale soffermarci assieme, questo sistema che sembra stabile in realtà è profondamente dinamico. Lo studio della necessità ecologica dell'incendio. Quando alcune piante non partono se il seme non si è bruciato. Il tizzone annerito dell'eucalipto che riparte, a parte i poveri koala australiani arrosti. Quindi quest'idea di rispettare il fico che sta distruggendo qualcosa, alcuni muretti che vedremo nel pomeriggio, perché gli uccelli
perché il fico ha evoluto i semi nascosti nella polpa buona in maniera tale che nelle feci degli uccelli la fragola è rossa e buona, perché così l'uccello o la lucertola porta lontano i semi. Addirittura, se non passa il seme di alcune piante per gli acidi dello stomaco, non fruttifica, perché se non è andato lontano darà fastidio alla mamma albero, alla mamma pianta e agli altri fratelli. Quindi questa interconnessione piante, animali, è alla base di questo continuo fluttuare in un equilibrio fatto di feedback, di retroazione, ma anche alla fine di stabilità. E voi sapete che c'è un grande dibattito, è nato un termine immediatamente abbracciato dai colleghi di Felice, giornalisti, antropocene. Allora, nel 600 un grande illuminato pensatore, Carl von Linneo, ha deciso come dovevamo classificare il mondo, noi occidentali, per carità, e quindi abbiamo cominciato a catalogare le piante e gli animali. Però Homo sapiens sapiens, quale nome più arrogante abbiamo dietro al Linneo noi seguaci inventato? E questa specie ha incrostato e un po' violentato il pianeta. Un grande evoluzionista contemporaneo, Niles Eldredge, New York, scrive che per quello che riguarda anche qualche microorganismo perdiamo una specie animale o vegetale ogni 20 minuti, quindi alla fine di 2 ore si saranno estinte. Quindi. E allora è nata questa idea che ci sia un'epoca antropocene dove l'antropos, che è la persona, non l'uomo maschio solo, per quanto i maschi penso che tendano a devastare un po' più delle donne, però le ere le decidono i geologi, e quando da biologi parliamo di antropocene, cioè sì, ne stiamo discutendo da parecchio, però non è che l'hanno timbrato i geologi. Comunque in questo antropocene stiamo devastando, diminuendo in maniera nuova e potente la biodiversità. Cos'è la biodiversità? È la lista degli animali e delle piante, come vedremo, che convivono in un certo ecosistema con la specie umana, o anche dove non c'è la specie umana, ai poli. La prossima. Allora, un po' ne ho parlato. Siamo coinvolti nella riforestazione urbana. Questo è un dibattito con gli 11 sindaci, i 13 sindaci delle città metropolitane, perché in maniera un pochettino top down si è deciso di dare il via, principalmente con i finanziamenti più o meno copiosi, più o meno certi, alle città metropolitane, che poi hanno tanti comuni intorno, e quindi c'è a livello internazionale, anche europeo, un impegno. La biodiversità è un valore legificato in Europa, così la riforestazione, la chiamano anche rigenerazione, c'è molto greenwashing, non faccio nomi, delle ditte anche importanti che dicono: vedi, il mio piazzale, ho rigenerato la vegetazione. Poi i paesaggisti dicono: e i botanici, ci avete messo delle piante che con il nostro non c'entrano niente, perché, detto con affetto, all'architetto piace il verde grigio, e quindi comunque questo è il dibattito cui vi accennavo tra paesaggismo e deep ecology. Io voglio la pianta che c'era nel Pleistocene, qui le altre sono aliene,
termine bellissimo tecnico, alieno, la pianta e l'animale alieno, va eradicato. Come non si sa, perché per acchiappare tutti i pappagalli che ci sono a Roma ci vorrebbe, no, la NATO, come, de più, come dicono a Roma. Allora, c'è un mito sul quale noi abbiamo studiato, la comunità climax, che sarebbe, oggi è un mito che si è evaporato, anzi, sublimato, la comunità finale, cioè un ecosistema, l'isola vulcanica che esce dal mare e viene colonizzata dai primi uccelli marini, i quali trasportano nel becco qualche lucertola moribonda che poi fa le uova, ci sarebbero quelle che si chiamano tecnicamente successioni ecologiche, per arrivare alla comunità cosiddetta climax orgasmica, che è quella tra virgolette stabile. È un concetto che nel grande dinamismo si è un po' perso. Un altro mito sul quale c'è un grande dibattito è la legge del bordo. Se io ho un ecosistema A, foresta, e un ecosistema B, duna mediterranea, nella zona di confine avrò un ecosistema misto, quindi avrò le specie vegetali e animali di A, quelle di B e quelle del bordo, e quindi i bordi sono delle sorgenti di accentuata biodiversità. Questo ha portato, anche se oggi se ne parla, ha alcune regole, soprattutto europee, ma non solo, per le quali tu non puoi fare una monocultura di mais di ettari, 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 ma sei obbligato a metterci in mezzo delle strisce di erbacce, in maniera tale che tu salvaguardi un certo livello di biodiversità. Questa è una regola, e una delle mie allieve, Flavia Aschi, sta lavorando in Olanda, dove ci sono delle, per tradizioni locali, peraltro l'Olanda è una specie di pianura assoluta con le dighe, conoscerete benissimo la storia, ci sono delle siepi lunghissime, e quindi sta studiando insieme a dei gruppi olandesi, britannici e qualche italiano, proprio questi, l'effetto vero di queste lunghissime siepi, per trarre una morale accertata sul numero di animali, di insetti, di farfalle, di coleotteri, di calabroni, come diceva prima Felice, che comunque felicemente, scusa la battuta, io mi chiamo Alleva, pure al ruggito del coniglio mi hanno preso in giro qualche settimana fa questo etologo che si chiama Alleva e dice che per non bisogna riprendere i cinghiali da vicino col telefonino, se no diventano degli influencer e poi trasmettono la peste suina. Mai mi avevano preso in giro tutti, questo ruggito del coniglio lo sentono tutti quanti. Quindi, così. Quindi questo problema di salvaguardare dei corridoi è un problema importante. E poi c'è una parola che va molto di moda, hotspot, letteralmente macchia bollente, no? Hotspot di biodiversità, alcuni ambienti, una sorta di sacrari di biodiversità, o perché custodiscono specie a altissimo rischio di estinzione, forse oggi vedremo la rana verde, per esempio, quindi animale, e quindi la necessità. Su questo l'Italia ha una storia tutto sommato dignitosa di parchi nazionali, parchi regionali, oasi di associazioni come il WWF, Legambiente, quindi alcune azioni di protezione di questi hotspot
oggi si chiama hotspot, prima li avremmo chiamati ambienti da salvaguardare. Andiamo avanti. Il punto di questo mio filo conduttore paesaggio ambiente lasciato alla sua storia di 4 miliardi di anni, diciamo dal Pleistocene in poi, perché nella visione di alcuni etologi a cui io chiudo gli occhi, strizzo l'occhio, noi siamo più o meno come gli ominidi del Pleistocene, anche se abbiamo vestiti, cioè, nel modo, la nostra mimica facciale, le basi del nostro linguaggio, ma io non l'ho detto questo. Comunque, allora, quanto noi Homo sapiens, dobbiamo governare la biodiversità? Dobbiamo mettere le casette per i pipistrelli, come ha fatto il primo dei miei studenti che sta andando in pensione dal museo La Specola di Firenze, che insieme ai supermercati Coop distribuivano in Toscana le casette per i pipistrelli. I pipistrelli mangiano le zanzare, mangiano le tarme, quindi c'era un utilitarismo anglosassone. Negli Stati Uniti un mio collega, Steve Hamblen, ha deciso che l'aquila dalla testa bianca, che è il simbolo degli Stati Uniti e anche il simbolo delle poste degli Stati Uniti, si stava estinguendo. Allora, usando un trucco noto a noi ornitologi, i falchi, la femmina, guarda quante uova ha nel nido e smette di farle quando è arrivato 4-5. Se tu gliele levi, quella arriva a 25-30. Quindi con un po' di falchi magari feriti, tu fai un pollaione di falchi, gli levi le uova, le metti in incubatrice, prendi una legione di giovani studenti statunitensi belli, arzilli e motivati. Avete presente quelle sacche con i quali si mette la crema sui dolci? Tu prendi lo studente, lo metti con una specie di burca, gli metti un guanto con la faccia della mamma e papà falco e tutti questi pulcini dentro dei trailer, tutti messi su delle scodelle, lo studente a intervalli regolari passa e li nutre. Voi non ci crederete, ma hanno riempito di aquile della testa bianca e falchi pellegrini gli Stati Uniti. Addirittura te le vedi proprio come i fagiani allevati. E in Scozia, dove ho lavorato a lungo, si erano accorti che il falco pescatore, che è una specie di farfallone bianco e nero con queste adattamente meravigliose che hanno gli uccelli che si nutrono di pesce, perché invece di avere tre dita davanti e una indietro ne hanno due e due per acchiappare il pesce, poi hanno delle scaglie come degli arpioni perché acchiappare un pesce che sguscia, e allora si sono consorziati con dei paesi scandinavi leggermente a nord della Scozia. Quando i pulcini stavano per uscire dal nido, li trasportavano in Scozia, hanno fatto una traslocazione e quindi hanno governato il ritorno. In Italia ci sono molti, molti casi. C'è l'assiolo, che la mia assistente Stella Falsini adora, questo piccolo gufo, che fa chiu, chiu. C'è una bellissima poesia di Pascoli sul chiu. C'è questo uccello. Il dibattito con Stella, che secondo me è troppo volgarmente colorato, la ghiandaia azzurra, la ghiandaia marina, e poi i pipistrelli toscani. Insomma, i pipistrelli sono dei regolatori di insetti molto raffinati. Quindi l'avvoltoio capovaccaio. Negli anni 70 io andavo a vedere il capovaccaio a Furbara, dietro Santa Marinella, Civitavecchia, non c'è più da quegli anni. Allora, che facciamo? Il Nord Africa è pieno di capovaccai.
pigliamo qualche pulcino di capovaccaio e lo riportiamo, perché poi ti dicono guarda che inutile, perché il capovaccaio non c'è, perché gli hanno sparato, ma si era molto rarefatto perché non c'era più quella pastorizia brada per la quale le placente, i piccoli morti, per esempio l'insuccesso con l'aquila reale. L'aquila reale si è evoluta per mangiarsi la lepre. Ieri abbiamo visto con Viviana e Peppi delle lepri bellissime, dove andremo oggi, ma se eravamo in tre, se andiamo in 50 le lepre, lepre, no? Cosa fa l'aquila? L'aquila vola, raso gli alberi, la lepre va nella radura tra gli alberi, perché è lì che cresce l'erba fresca, perché c'è la luce. Quindi quando l'aquila compare sulla radura, la lepre non fa in tempo a uscire dalla radura e l'aquila se la mangia. Se abbiamo tolto le foreste, è inutile che rimettiamo le aquile, perché se non ci sono le radure, l'aquila poi se ne va, quelli migrano, figurati. Quindi c'è anche un ragionamento più complesso, per cui il governo un po' di cuore, rimettiamoli, deve essere contemporato con quella che tecnicamente chiamiamo la nicchia ecologica, specie specifica, perché anche questo. Comunque gli assioli sono tornati. Gli assioli sono migratori formidabili, gli animali migratori ovviamente tendono a disperdersi. Pensate che c'è il piviere dorato che fa polo nord e polo sud tutti gli anni, grosso così, quindi lì ovviamente l'espansione. Andiamo avanti. Allora, adattamento alla base del darwinismo, a partire dal libro L'origine delle specie o della specie di Carlo Darwin del 1859, c'è questa splendida tautologia della migliore sopravvivenza del più adatto, ovviamente se sei più adatto, comunque è un concetto basilare. Allora, quando parliamo di ecosistema, parliamo di evoluzione, noi pensiamo che esiste un ambiente in parte abiotico, in parte biotico, le piante che danno da mangiare agli animali erbivori, gli animali carnivori che mangiano gli erbivori, e che le specie si adattino actum ad, si accomodino all'ambiente. Invece, come vedremo, se andiamo avanti con i castori e le graminacee, è stato rivoluzionato da questo signore che mi voleva rapire per farmi lavorare a Boston, che è stato anche tradotto in Italia, Richard Lewontin, un intellettuale importante, cioè, il quale, andiamo avanti, arriva a... andiamo avanti, questa è l'evoluzione del castoro, ecco, il quale ha riconiato, ha ridefinito l'adattamento come un'azione reciprocamente creativa tra una specie animale e il suo ambiente. I due esempi sono le graminacee delle dune, perché ci sono delle specie che arrivano su una spiaggia, hanno un modo di costruire lo stelo che blocca la sabbia, quindi creano queste graminacee che fanno tantissimi semi, non a caso il grano è alla base della storia della domesticazione, e quindi consolidano la duna e poi su quello si impiantano, quindi cambiano completamente. L'altro esempio, che io preferisco in quanto animale, se andiamo avanti, ecco, questa è la duna come viene colonizzata la graminacea, andiamo avanti. No, vabbè, ce lo siamo persi. È il castoro, ma tanto il castoro lo conoscete. I castori
nei secoli e nei millenni hanno completamente cambiato l'orografia e l'ecologia delle zone dove costruivano le loro dighe. Peraltro Adriano Sofri, girando in Sud America tanti anni fa, ha scritto varie cose per dire si è stupito, perché purtroppo la cultura scientifica italiana è quella che è, e quindi si è stupito del fatto che i castori avessero così profondamente cambiato. Quindi il concetto di rewanting è reciproca azione creativa. L'ambiente mi plasma, io plasmo l'ambiente. Quindi sul concetto di paesaggio, di ecologia, di ripristino, eccetera, così. Andiamo avanti, vedo che invece siamo andati indietro, ancora avanti, ecco. La divulgazione scientifica. Io mi vanto molto perché quando ho inventato Geo e Geo con un ragazzo, un garzone che si chiama Mario Tozzi, come mio portaborse, che ha superato il maestro, mi sono tolto lo sfizio di dire Giovanni Minoli, sesso e biologia non li faccio per soldi, e quindi ci siamo posti il problema di far vedere l'etologia agli italiani. Era il 97-98, c'era anche tra ragazzi di Bottega quel Roberto Battiston che oggi è intervistato in prima pagina sulle mascherine, lui è l'ex presidente dell'Agenzia Spaziale, quindi questi fisici parlano di epidemiologia perché loro giocano con i numeri, come Giorgio Parisi, e quindi il problema della divulgazione scientifica. Visto che si parla di scrittura, vi propongo un ragionamento a carattere pedagogico, oggi si chiama scienza dell'informazione o della scienza della formazione, una volta si chiamava pedagogia, sul quale si tratta, prima di tutto, effetto sacrale ma non sufficiente, di informare il pubblico. Per esempio, il record di velocità terrestre, il Gheppardo, cita: io ho passato delle romantiche serate e notti con questi studiosi di zoologia dell'Università di Edimburgo che per contare quanti ghepardi c'erano nei parchi africani, facevano le foto, poi stampavano le foto e con le macchiettine, come fossero impronte digitali, gli davano un numero, un nome, per cui quindi è un fenomeno molto studiato, interessantissima la storia che sono pochissimi cuccioli sopravvivono, i leoni se li mangiano, eccetera. Il pubblico ha bisogno anche di questa informazione. Se andiamo avanti, altra cosa molto raccontata, il record della velocità aerea, il falco pellegrino, che scrittori importanti chiamano quando fa l'ancoretta, vedete l'ancoretta, e l'ho vista qualche settimana fa in Toscana, i falchi veri, il falco vero ha un dente nel becco, i falchi non veri non ce l'hanno, perché strappa la carne tenendo fermo la preda e con questo becco con denti di lato di liania, il falco vero dà una coltellata al volo alla preda usando due coltelli, quindi ha una tecnica di caccia molto, e poi fa un bellissimo comportamento che assomiglia un po' a quello del colibrì, che si chiama hovering. Noi lo traduciamo con fare lo Spirito Santo, cioè riesce a stare fermo nell'aria, poi chiude le ali e boom, acchiappa, o al volo i piccoli gheppi acchiappano le cavallette a terra, insomma precipitano. Quello è un altro record di velocità, perché cascano a piombo. Qui ci ho infilato anche il falco pescatore che vi dicevo prima, perché è molto carino da vedere, quello che acchiappa i pesci, però non fanno l'overing e non è un vero falco perché non ha i denti nel becco. Nella caccia tradizionale medievale con i falchi da caccia si usavano i falchi veri,
perché sono quelli che cacciano da soli, poi vengono avvicinati dal falconiere e poi si allontanano. Io la facevo questi giochetti con le lucertole, la vespetta, oggi non lo rifarei, ma una volta lo facevano i nobili a cavallo. Comunque. E andiamo avanti. Quindi questo è il tipo di informazione più saporita per il pubblico. Allora, cosa propongo a voi scrittori quando parlate di scienze? Io mi ispiro a un filosofo che è stato filosofo dell'educazione, che ha fatto tradurre un autore importante come John Dewey, che si chiama Aldo Wiesel-Berghi. Aldo Wiesel-Berghi, partigiano, giustizia e libertà, eccetera, è dietro a un cambiamento importante nella storia dell'educazione di questo paese, che è stata la scuola media unica. A un certo momento si è riusciti, nei primi governi di centrosinistra, a ottenere che i ragazzi, tutti i ragazzi fino alla terza media, avessero un unico programma di studio, strappando i figli dei poveri al famoso avviamento al lavoro, per cui i bambini di 11-12 anni abbandonavano gli studi, e portare tutti i giovani dal 61-62 in poi a non 5 anni di elementare, ma 5 più 3 anni. Voi vi immaginate, ovviamente Wiesel-Berghi e gli altri erano dietro anche quell'altra operazione straordinaria che è stata l'alfabetizzazione di massa, di non è mai troppo tardi, voi siete troppo giovani, ma il maestro Alberto Manzi ha insegnato facendo lezione nelle rarefatte televisioni dei bar. E quindi una persona. Allora Aldo Wiesel-Berghi mi chiese, io mi stavo laureando, di scrivere per l'enciclopedia della Lescher Introduzione alle osservazioni etologiche, e io ero tutto contento, e con lui e con Maria Corda Costa, che era una sua allieva, mi ha spiegato per esempio una cosa non banale che è rimasta nel mio cuore e nella mia scrittura. Quando io dicevo, ma questa parola la devo definire, una volta usava molto avere un glossario in fondo, lui diceva, ragiona, questa parola si la rincontrerà quel lettore, perché se tu semplicemente lo incuriosisci su quella parola, tu fai quello che si fa quando un bambino impara la lingua. Il bambino non studia la lingua, il bambino ascolta, mette insieme dei pezzi. Il cervello umano è fatto per scoprire da solo il significato di una parola. Quindi se è una parola così tecnica che tu pensi che è raro questa, se no ricordati che il primo pezzo della divulgazione è incuriosire su un termine nuovo. Quindi se no, se devi definire tutto, questa era un'enciclopedia per i ragazzi delle scuole superiori, quindi così, questo è un punto importante. E lui parlava sempre di abito critico della realtà. Mi piace questa parola abito, perché lui diceva che divulgare, io amo di più diffondere, perché l'idea della diffusione è più biologica, sono semi, sono spermi, sono girini che vanno in giro. Divulgare, c'è questa idea del volgo, che io, l'ottimato, spiego la verità, che non funziona molto, l'abbiamo visto negli ultimi paio d'anni, e quindi diffondere. Io ti faccio indossare un abito critico con cui tu interpreti anche autonomamente la realtà. Eccola la differenza dal ti dico qual è l'animale più veloce terrestre, ghepardo, l'animale più veloce aereo, falco, pellegrino. Perché io cerco di darti una veste con la quale tu sei in grado di interpretare e, attenzione, fare ipotesi autonome. Questo è stato il mio credo, a partire da, parliamo del 75-76, quindi nessuno di voi era nato, io già mi ponevo questi problemi. Allora andiamo avanti, eccoli, vi ho scelto questo esempio, il becco.
guardate che il becco degli uccelli, io sono con i colombi viaggiatori nel terrazzo, ho conosciuto Rita Levi Montalcini perché riparavo dei falchi, è un falco, un nibbio che non ha il dente al becco, si è appoggiato sul suo terrazzo e abbiamo discusso, io non avevo 13 anni. Allora, il colibrì succhia il nettare, vedete? Gli insettivori hanno le pinzette, prendere gli insetti. Il granivoro c'ha un becco che deve spaccare. Il crociere è uno strano uccellino rosso che si nutre solo dei semi delle pigne del pino cembro. Quindi ha un sistema di estrazione, guardate com'è complicato. Ovviamente il martin pescatore pesca, il cormorano ha una rete per prendere, il fenicottero raschia a testa in giù, il fenicottero è una cosa bellissima, è un po' pornografica. Lui prende il fango e lo filtra, perché lungo il becco ha delle specie di pettini. Però per filtrarlo meglio, lui ha una lingua che funziona esattamente come il pene maschile di Homo sapiens. Quindi fa un'erezione della lingua, la quale spinge fuori il fango, rimangono solo questi piccoli crostacei, ed è rosso perché prende il rosso dei gamberetti d'acqua dolce, eccetera. Ma questi poi sono becchi straordinari. Guardate questo che succhia le cose in superficie. Guardate questo che infila sotto il fango, e molto spesso hanno scoperto adesso che sentono l'odore degli insetti sotto il fango, perché hanno dei nervi così. Guardate questo che fa una specie di cucchiaio sulla superficie. E poi ve ne ho già parlato, il becco. Il mio gioco con gli studenti del corso di etologia della Sapienza è questo qua. Se io ti ho spiegato tutti i becchi e tu vedi un uccello che sta lungo una zona di fango ed è fatto così, tu capisci. Quindi l'obiettivo della mia scrittura è fargli costruire l'abito critico per cui si fa l'ipotesi da solo. E poi c'è un... A me non piace la parola talento. Con l'ex ministro Luigi Berlinguer facemmo un convegno all'Università d'Uscia, si chiamava Il talento di tutti, perché tutti hanno un talento. È il sacro triangolo studente, famiglia e scuola che deve chiarire per tempo qual è il tuo talento, perché se no, se arrivi il giorno prima della chiusura delle iscrizioni universitarie e dici qual è il mio talento, questo si costruisce appunto piano piano. Andiamo avanti, qualche altro becco, scusatemi. Ecco, perché ho scelto i becchi? Perché la teoria di Darwin l'ha pensata un po' sull'addomesticamento delle varie razze di colombi, un po' sui famosi fringuelli delle Galapagos, che se erano più insettivori erano tante isole, ogni isola aveva il suo, e lui si scrive su questo taccuino, evidentemente si sono specializzati. Quindi per noi seguaci, ammiratori di Darwin, il becco dell'uccello è una specie di, come dire, imprimatur primigenio. Andiamo avanti. Scusatemi, qualche pescatore, questi ce l'avete anche voi, c'è una piccola aquila che sta riprendendo come numeri, che si chiama Biancone, che è specialista sui serpenti, lì dipende anche dal tipo di vista che hai. Per esempio i rapaci, non so se sapete che hanno due fove, i rapaci hanno una vista molto larga, un grand'angolo, che vede i movimenti, e quando vede i movimenti mettono a fuoco col cannocchiale, quindi la storia evolutiva. Così. Però, ripeto, andiamo avanti. Ecco. Certo. Guardi che i serpenti sono a rischio di estinzione. Lo so che lei vorrebbe che gli aironi li mangiassero tutti. Torna indietro.
Allora, prima di tutto, eccolo. Prima di tutto loro sanno che prenderli, spaccargli l'osso del collo li rende praticamente paralitici, quindi hanno una tendenza, diciamo, programmata a colpire alcuni punti. E poi molte specie che si nutrono di serpenti, come i porcospini, sono immuni al morso del serpente, a parte che per un serpente mordere un porcospino è un'impresa non facile. Andiamo avanti. E queste aquile, questi bianconi, sono dei cacciatori straordinari. Acchiappano anche i ramarri, sono specializzati. Questo è un altro grande pescatore. Ricordatevi che ci sono due specie, una col becco giallo e una col becco nero, che sono straprotette perché a livello europeo sono quasi scomparse. Invece in Italia ce ne sono tante. Ma ci sono 7 categorie di rarità, perché ci sono anche animali che sono rari perché naturalmente sono molto dispersi sull'ambiente. Ci sono animali perché sono rari perché sono concentrati solamente in un punto. Quindi c'è una nomenclatura a livello, per esempio, europeo, che dà delle categorie, veramente ONU, International Union of Conservation of Nature, che poi l'Europa adotta, che dà delle categorie di rischio di estinzione, di vulnerabilità. I sindaci e gli assessori dell'ambiente dovrebbero sapere nel loro territorio quali sono le specie, almeno i docenti delle superiori locali. Andiamo avanti, scusate che abbiamo... Ecco, questo è il chiurlo, che è l'animale su cui i miei studenti devono fare un'ipotesi di perché hanno il becco in questa maniera. Andiamo avanti. Ecco, il ciuffolotto, se ti becca, questo spacca dei semi durissimi. Quando tu inanelli gli uccelli e uno di questi granivori ti becca, è come uno schiaccia, no? È come mettere un dito in una cassaforte che si Andiamo avanti. E passero, il passero è un altro granivoro onnivoro, però quando è piccoli nel nido e ha bisogno di una dieta proteica diventa insettivoro, solo che poverino non è attrezzato né come tipo di volo né come becco, quindi è un insettivoro molto goffo, ma lo è per poche settimane l'anno. Straordinario il meccanismo, fatto di piccoli pezzetti di proteine nel cervello della coppia che sta nidificando, che gli fanno diventare interessanti gli insetti solo nel periodo della crescita dei piccoli. E io devo molto a Rita Levi Montalcini, perché io quando guardo un comportamento animale la mia mente dice: ma nel cervello quali neuroni si stanno agitando per fare questo modulo comportamento? Andiamo avanti. Il colombo. Io ho fatto la tesi di dottorato su questa straordinaria capacità dei colombi viaggiatori, cioè di avere una bussola magnetica. Perché si chiama piccione? Colombo, perché appena hanno costruito un tempio con le colonne, questi sono arrivati, sono animali originariamente tra le rupi. Noi, Homo sapiens sapiens, abbiamo fatto i templi della Valle dei Templi e loro hanno confuso le rupi con i nostri templi. Piccione, perché i romani, che erano ottimi etologi, c'è un verbo succhiare che si dice pipio. Quindi piccione, pipiones, vuol dire succhiatore, perché a differenza dei passeracei, che sono tanti, che bevono col becco a cucchiaio, i colombi succhiano, perché i colombi escono, si evolvono in un ambiente deserticolo, dove ogni goccia d'acqua è preziosa e quindi sono equipaggiati per un ambiente così. Pensate che ci sono delle specie affine ai piccioni, ai colombi, che è la stessa cosa colombo-piccione, che si chiamano sirratte, che sono ancora più deserticoli e hanno un sistema di poggiarsi sulle rocce umide e hanno delle piume che funzionano come una spugna, dopodiché tornano al nido, i piccoli premono sulla spugna e succhiano
Oggi vedremo dei sistemi di captazione dell'acqua nel pomeriggio, ma anche la natura, l'evoluzione. Quindi, come? Vabbè. Guardi, se lei mette una barriera di rete, il problema si risolve. Dato che hanno paura di essere attaccati dai rapaci, se uno mette una serie di diffusori, dissuasori di alluminio, di plastica, in maniera che loro possano vedere, però se c'è una signora di buon cuore che gli dà da mangiare la mattina presto nel balcone accanto, lei può mettere pure la bomba atomica, ma quelli vengono. Mi segue? Poi ne parliamo. Allora andiamo avanti. Ecco, questo è un altro pescatore che schiuma e cattura. Andiamo avanti. Si chiama Ricurvi Vostro. Arriviamo a un altro esempio, le mandibole degli insetti. La storia della mantide è splendida, ve la racconto un po' in maniera frazzetta. Si dice che quella donna è una mantide. Il cervello degli insetti ha dei sistemi di controllo di inibizione. Allora, il maschio della mantide eiacula, cioè rilascia gli spermi, quando la femmina che lo ha attirato vicino a sé, la femmina è alta 2-3 volte il maschio piccolino, gli ha mangiato il cervello. Quindi il maschio in estasi viene mangiato, congiunge il fondo dell'addome con quello della femmina. Quando il cervello è abbastanza mangiato, il maschio eiacula, quindi è un orgasmo fatale, per cui la battuta "quella donna è una mantide" ha una storia natura. Ora, adesso questo che vi ho raccontato è un po' vero, un po' meno, comunque un po' funziona così. Ed è una grandissima divoratrice. Andiamo avanti, ora ve ne faccio vedere rapidamente un po'. Il cervo volante, vedete, grande scavatore nel legno, queste grandi corna, come nel cervo ungulato mammifero, servono per dei combattimenti rituali che servono così. Andiamo avanti. Questo è il cerambice, a Roma ce ne sono tanti, ha una larva che sembra una specie di verme, buonissimo da mangiare per alcune popolazioni. Guardate le sue mandibole, scava dei buchi nei lecci, vedete, diciamo che è una versione turbo di un tarlo e si mangia così. Andiamo avanti. La cicala invece no, la cicala è una pulce. Ha un becco, un rinco, lo vedete, e succhia la linfa degli alberi. Quindi andiamo avanti. Quindi il mio invito è a divulgare, cercando di fare in modo che chi vi ascolta o chi vi legge fa un'ipotesi personale di perché. Per esempio la libellula, il cui adulto è una specie di lupo degli stagni, addirittura la larva ha questa mandibola a presa, si mangia pesciolini, girini, quindi pensa, poi da adulto invece no. Però insomma, come funziona? Se è carnivoro o se è erbivoro, è qualcosa che, se tu gli hai costruito l'abito critico, ci si può arrivare. Andiamo avanti. Ecco, allora mi rifaccio, chi insegna a scuola probabilmente già un po' l'ha studiato, alla idea di questo Jean Piaget. Io sono molto legato a Jean Piaget perché il premio Nobel Daniel Bovet, che ha fondato il laboratorio che io poi ho ereditato qualche generazione dopo, era figlio di un allievo di Jean Piaget ed era impregnato. Allora, nella mente del vostro lettore,
come vedremo, noi abbiamo negli stadi dello sviluppo del bambino, vedete, una parte sensorimotoria, una parte predatoria, una parte le operazioni concrete e poi abbiamo le operazioni formali. Il bambino può pensare in modo logico proposizioni astratte e ipotetiche. Andiamo avanti. Allora, io vi propongo questa lettura molto biologista, perché, vedete, fin dai tempi antichi e poi più di recente Haeckel, anche se è contestata questa visione, si dice, teorie ricapitolative, l'evoluzione ricapitola la filogenesi, l'evoluzione. Quindi noi abbiamo che il bambino umano passa attraverso lo stadio pesce, da embrione, salamandra, tartaruga, pollo, coniglio umano. Quindi io ve lo propongo in maniera parzialmente scherzosa per dire che diffondere, divulgare, può essere seguire il modo di crescita della storia della mente umana, nel quale tu cerchi di riportare il tuo lettore verso quella fase della costruzione dell'ipotesi, che poi è l'inizio dell'adolescenza, il momento nel quale tu acquisisci quell'autonomia di analisi del mondo che le mamme conoscono dei figli preadolescenti, perché c'è una fase complessa, eccetera. Quindi vi propongo questa, quindi se andiamo avanti, sperando di essere chiaro, quindi il pensiero preadolescente rimane nell'individuo adulto e questo è il punto. A partire dai 12 anni, 12 anni è quest'età, c'è scritto negli ascensori, vietato di avvenirsi, c'è un momento proprio di regole codificate, succede qualcosa, quindi il formulare pensieri astratti, cioè il cosiddetto pensiero ipotetico deduttivo, e quindi questo. Tra l'altro, parlando di talenti, i pedagogisti, oggi si chiamano scienziati dell'educazione, cioè loro ci sono delle particolari curiosità, chiamiamole spontanee, per cui alcune menti infantili ma anche adulti notano qualcosa di irregolare che gli rimane in mente, ma un giorno, dopo averla notata varie volte, formuleranno un'ipotesi non su qualcosa che incontrano ma su qualcosa che li ha colpiti del loro passato. Quindi la cosiddetta divulgazione o diffusione, che fornisce l'abito critico, ti deve non solo spiegare, far produrre un'ipotesi su qualcosa che ti stupisce, ma anche su qualcosa che ti è rimasto insoluto del tuo passato. Andiamo avanti. Questo è Giuseppe Montalenti, che è stato il mio responsabile di tesi e che, sulla scia di uno studioso molto fascista, Alessandro Ghigi, che aveva anche firmato il famoso infamante manifesto sulla razza, è stato il primo, lui era rischia sull'Unità, quando io era il mio professore, anche se secondo me votava repubblicano, ma questo fuori verbale, o liberale, è il primo che si è battuto per proteggere l'ambiente italiano. Costituirono con il CNR una carta dei biotopi che era l'embrione di quegli hotspot di biodiversità. Però, arrivati alla fine anni 70, questo è un pezzo di storia che va scritto, perché loro misero dentro Fulco Pratesi, architetto, fondatore del WWF, e tutta l'Accademia Zoologica e Botanica disse: un architetto, che c'entra un architetto a parlare di biotopi? E invece era una grande apertura culturale, e crearono la prima carta dei biotopi. Ovviamente cominciarono a dire: qui non si può costruire,
E voi vi immaginate questa a un certo momento il CNR non riunì più la commissione, quindi non è mai stata chiusa, ma si è evaporata. Però è importante ricordarsi che già nel 51 l'Accademia Italiana, ahimè, con dei residui di fascisti, ma così andiamo avanti. Adesso quanto mi manca? 2 ore. Ma ancora 2 ore? Mezz'ora. Allora andiamo avanti. Allora, a Roma si chiamano sboroni, qua si chiamano sbruffoni. Io ho scritto una legge, la legge 6-2000, ovviamente l'abbiamo messa a punto nel 97-98. Qui si vede male, andiamo nella prossima. No, allora torniamo indietro. Il ministro Ruberti, già rettore dell'Università Sapienza di Roma, ministro dei governi Craxi, forse Felice ti ricordi che anni erano, ma insomma era la fine della Prima Repubblica, 92, si cominciò a dire che i musei scientifici, come fari di cultura scientifica e luoghi di incontro, perché la mia generazione si incontrava accanto al giardino zoologico, oggi Bioparco dei Parioli, nel Museo Civico di Zoologia, era un luogo naturale, eravamo appunto quindicenni, sedicenni, quelli che poi sono diventati WWF, dirigenti del WWF, molti professori universitari, professori ricercatori del CNR, aveva cominciato, però dal primo governo Prodi, questa legge si chiama 6-2000, l'abbiamo scritta una giurista del Ministero, Maria Ida Mercuri ed io, ed è una legge che finanzia su base annuale le iniziative scientifiche. Musei, mostre, un po' di festival, soprattutto ci tengo moltissimo le scuole. Quindi io per 13 anni ho avuto il privilegio di avere a che fare non con i docenti qualsiasi, ma con i docenti che facevano domanda su base, parola brutta, competitiva, perché ovviamente le domande erano tante, i finanziamenti andavano ad alcuni, sulle scuole. Vi posso assicurare che come classe docente, compresi i maestri, ho visto, e anche al sud, ho visto dei progetti, abbiamo finanziato progetti bellissimi, quindi esiste un meccanismo che ancora abbastanza resiste, che è questa legge 6-2000, che aiuta quella che noi chiamiamo diffusione della cultura scientifica e tecnologica, che è un mio piccolo lascito legislativo insieme a Geo e Geo per la cultura, diciamo, scientifica italiana. E ripeto, io ho un rispetto e un'ammirazione per la classe dei docenti italiani, perché devo dire che ho visto dei progetti molto creativi, molto partecipati, delle mostre, delle riscoperte di scienziate e scienziati locali, delle rimesse in ordine di collezioni delle scuole superiori. Quindi ho visto cose bellissime. E ci tengo a raccontare questo pezzo di storia che dal 2000, ma anche un pochino prima, ormai sono 22 anni, così. Allora, se andiamo avanti, posso raccontare che la storia della cultura è una storia, come dire, importante. E visto che parliamo di parole, vi vorrei ricordare l'etimologia zoologica della parola liceo, forse qualcuno di voi la conosce, perché gli studiosi di quei tempi si incontravano sulle scale del tempio dedicato ad Apollo
e dato che Apollo era interpretato come lupo, Lycossi era Liceo, mentre Accademia viene da questa zona periferica esterna all'inizio, di bosco dedicato al mitico eroe Accademo, dove un altro gruppo di pensatori sì, e quello sul quale io ragiono, prima o poi lo metto per iscritto, è che questi pensatori si sedevano ma passeggiavano con gli allievi, a parte che il rapporto docenti-allievi erano pochi, ma noi sappiamo proprio dalle ricerche di Rita Levi Montalcini e delle sue ricerche che quando cammini se cerni delle proteine che plastificano il cervello e migliorano la memoria. Quindi mi chiedo quanto una cultura itinerante o la lettura nel chiostro dei monaci che camminavano mentre leggevano in realtà potrebbe aiutare. La prossima, andiamo avanti. E qui era Auctoridas. Questo è un pezzo della mia prima ora di lezione, accanto a che vuol dire etologia. Etologia è una parola che ha a che fare con l'ethos, la stessa genesi della parola etica, intraducibile ethos, comportamento, indole. Salviamo le donne e i bambini non ha a che fare con leggi scritte, ma si salva la specie, perché le donne e i bambini sono la continuità darwiniana. Non mi annoio con Antigone e la storia delle leggi rispetto al fatto di una sorella che vuole seppellire un fratello. Anche lì c'è un ethos naturale. Io aborrisco, insieme al premio Nobel Konrad Lorenz, il termine istinto. Lo aborrisco non solo per la specie umana, ma anche per la specie animale, perché non c'è niente che non venga fuori da un'imitazione di una storia individuale, di una biografia, eccetera. Però così. E andiamo avanti. E quindi, no, torni indietro. Ma perché non mi lascio le diapositive tra l'una e l'altra? Così. E quindi io da un certo momento in poi a lezione mi sono trovato, perché alla prima lezione dico: guardate, voi e i vostri genitori avete pagato un'iscrizione all'università, con la vostra posta elettronica entrate nella biblioteca italiana dove ci sono le pubblicazioni accreditate, non venite a lezione con filmati, articoli eccetera pescati in rete, passate da siti accreditati, per esempio la Biblioteca Nazionale delle Università. Quindi, parlando a persone interessate alla scrittura, non vi fidate mai di internet, ovviamente escluso il portale Treccani, al quale dedico quotidiane fatiche. L'accreditamento, parola che ha il credo, che è una parola cre, che viene dal sanscrito cuore, dove metto il mio cuore, accreditare è una cosa importante. Se avete mai letto la parola peer review, ovvero confronto tra pari, le riviste che passano attraverso la peer review, vuol dire che se tu vuoi scrivere in quella rivista, la rivista ti pubblica dopo che alcuni pari, alcuni esperti, alcuni all'altezza, hanno giudicato pubblicabile la tua verità. Quindi questa è la parola magica. Ora, ovviamente, viviamo in un mondo splendidamente complottista, per cui più sei professore esperto, più sei corrotto, e quindi magari questa parola è mainstream, eccetera. Però io sto da quella parte da una vita. Mio nipote mi ha detto: tu sei un accademico dei lincei, tu non stai dalla parte del sistema, zio, tu sei il sistema. Quindi, mio nipote con il dottorato in diritto del lavoro, quindi nipote accreditato, eccetera, quindi così mi autodefinisco. Quindi questo è fondamentale. Ora,
quello che un po' inquina è il fatto che per avere visibilità un'università, per esempio, che vuole attirare studenti di buon livello, soprattutto in sistemi come gli Stati Uniti, dove i miei studenti a Stanford pagavano 40-45 mila dollari l'anno di tasse universitarie, come c'è una scoperta di un loro professore, aprono un sito. Ora, un sito aperto da un'università statunitense che sta in una certa, eccetera, però insomma c'è una parte pubblicitaria ovviamente, e quindi qualche volta, se qualcuno di voi è più interessato al giornalismo scientifico, questi siti monotematici bisogna un pochettino studiare e capire. Intanto ci sono università più solide, università meno solide, e poi insomma, però questi sono complicati, perché poi uno si affeziona, si lega a un sito che è stato serio e comincia a essere bombardato di informazioni di variabile solidità scientifica. Quindi, mentre invece le riviste scientifiche, al di là del fatto che alcune sono più generaliste e quindi più aperte a un pubblico, altre sono più specialistiche, però un buon scrittore, mi raccontava ieri il nostro amico Giuseppe, che una scrittrice, di cui non farò il nome, per scrivere un libro sui mandorli, lo ha intervistato a lungo, in quanto lui è agronomo e quindi uno scrittore. Io ho un rapporto, per esempio, Camilleri era un grande studioso del pappagallo di sua suocera, era bravissimo, si chiama Peppe, come etologa, però poi si confrontava con gli etologi. Così. Quindi io ho avuto il grande onore che Camilleri mi metta in bocca al commissario Montalbano, perché Montalbano va al ristorante e Enzo, come si chiama, gli dice: oggi ho dei polpetti buonissimi. Allora, tra sé e sé, e mi prende in giro, Camilleri dice: ma io ho letto che Enrico Alleva dice che i polpi sono animali molto intelligenti, Enzo, portameli. Per cui mi prendono in giro, però voi non sapete quanto questa frase di Camilleri mi ha portato gloria eterna. Allora, andiamo ancora avanti. Adesso mi mettono in croce sui cinghiali che entrano a Roma, perché sono romano, i lupi che entrano in Abruzzo, gli orsi del Trentino, i conigli che scavano nel cimitero di Trento, cioè di tutto e di più. Allora, come vi ho anticipato prima, l'Europa protegge la biodiversità naturale. Quale parola è più equivoca di naturale? È naturale per la donna accudire i figli invece che andare a lavorare? Questa è una battuta. Quindi, comunque, c'è un elenco di specie animali e vegetali che appartengono ufficialmente alla fauna, e poi ci sono le specie aliene, comprese quelle che vivevano, che sono invece infestanti, che vivevano fuori delle città, e purtroppo ci sono incidenti stradali anche mortali dentro Roma contro i cinghiali di macchine. Andiamo avanti, ve ne faccio vedere qualcuna. La prossima. Allora, lo scoiattolo grigio nordamericano è stato un antesignano, perché dato che la comunità europea, come vi ho anticipato, usa la parola tecnica vanno eradicate, l'Istituto Superiore alla Protezione dell'Ambiente ha soppresso un certo numero di scoiattoli americani che erano stati liberati in un parco pubblico di Torino e competevano, toglievano spazio ai nostri scoiattoli europei. Un giudice ha condannato, poi tutto si è archiviato, un nostro collega, dando il segnale, un po' come l'Antigone, io la direttiva europea
Povere bestie. Quindi c'è un grandissimo dibattito, cosa fare? Diamogli degli antifecondativi. Stanno studiando per questa specie che ha invaso il Regno Unito una Nutella con antifecondativi. Diamogli delle sostanze che li sterilizzano. Cara signora, dissero così per i piccioni. Diamogli delle sostanze che li sterilizzano. Gruppo di igiene urbana veterinaria dell'OMS, FAO, OMS, eccetera, c'è un certo numero di persone, soprattutto vengono da paesi extraeuropei, che si mangiano anche a Roma i colombi. Se una donna incinta all'inizio della gravidanza mangia un colombo che ha mangiato quel tipo di sterilizzante, genera un mostro. Quindi non si può fare. Sì? Ha detto che in Francia mangiano i piccioni perché portano fortuna. Se oggi avremo la fortuna di vedere i colombacci che ho visto ieri, che non sono i nostri colombi, quelli sono considerati buonissimi da mangiare. È scomparsa la diapositiva. E ovviamente io proposi l'adozione di scoiattoli catturati e sterilizzati in prima pagina del quotidiano, no? E poi ci sono ovviamente vari tentativi. E questo è il punto interrogativo di sindasi, però per cui mi dicono che il sindaco, ne parlavamo a cena, Gaetano Manfredi, ex rettore di Napoli, sindaco di Napoli, stava pensando di anestetizzare, addormentare col famoso siringa al fucile i cinghiali, farli recuperare in maniera tale che smaltissero il farmaco e poi abbatterli e donare alla carica sulla carne. Quindi insomma è un argomento di discussione. Andiamo avanti. Un giorno il merlo è stato una specie aliena, perché il merlo all'inizio, anche a Roma vendevano gli archetti, cioè come entrava in città se lo mangiavano, e gli ornitologi dell'Ottocento, cioè c'è un merlo a Londra, come adesso dicono c'è un cinghiale a Piazza Verbano, in piena Roma, Villa Glori, così il merlo un giorno ha bussato alla nostra porta. Adesso stamattina all'hotel c'erano i merli che giravano, quindi questa colonizzazione è stata. Andiamo avanti velocemente. Il cinghiale. Allora c'è un dibattito, perché ovviamente alcune associazioni zoofile accusano, e non hanno del tutto torto, i cacciatori di aver importato dei ceppi molto prolifici di cinghiali dall'est Europa per aumentarli, però i genetisti di cinghiali sostengono che il problema più grosso forse è dovuto al fatto che questi cinghiali cittadini sono incrociati a un certo momento della storia con dei maiali domestici, quindi sono più grossi e più prolifici e più docili, meno spaventati dall'uomo, perché hanno dei geni che li rendono più adatti a fare tanti figli, a entrare in città. Andiamo avanti. La loro distanza di fuga. Noi abbiamo i colombi, ma anche gli storni a Roma non solo sporcano le macchine, ma sciolgono il marmo dei monumenti, perché fanno una delle feci acide, per cui gli archeologi, mi ricordo Rita Paris, quando studiavamo il volo degli storni con futuro Nobel Giorgio Parisi, volevamo il permesso di metterci sul terrazzo di copertura
del Museo Nazionale Romano sulla piazza davanti alla stazione Termini a Roma, ci disse: ah, però in cambio lei ci aiuta con questo problema, perché pure i gabbiani sciolgono gabbiani quando fanno di fece. Andiamo avanti. Allora, perché vengono gli animali nei centri urbani? Prima di tutto c'è un fenomeno noto agli ecologi, a chi si occupa di ecosistemi, che è un termine tecnico: commensalismo. Sono animali che si siedono accanto alla nostra mensa e mangiano le nostre briciole. Se vediamo, da parte dei sociologi, la quantità di immondizie che buttano i cittadini italiani, una volta nel dopoguerra veniva il netturbino a casa e portava via un piccolo sacchetto, non si buttava niente, adesso nel bene e nel male. Soprattutto è cibo di altissimo livello nutrizionale. E come vi raccontavo del passero che diventa goffamente insettivoro per portare proteine nobili alla prole in crescita, la femmina allattante del cinghiale, del mammifero, ha bisogno di proteine per fare il latte. Il latte deve essere una bomba di tutto, proteine, vitamine. Quindi quei famosi pezzetti di proteina che vanno in quelle particolari zone ipotalamiche del cervello la spingeranno ad andare al cassonetto dove trova quel cibo. E quindi una volta poi che c'è andata, e poi il fenomeno che studiano i miei allievi, nella popolazione generale di qualsiasi specie animale, anche insetti, ci sono individui bold, più audaci, più esplorativi, che fungono, da un punto di vista di storia evolutiva, da esploratori di nuovi ambienti, di nuovi cibi. Spesso sono maschi adolescenti. Perché sono maschi, cari amici maschi? Perché se muore qualche maschio che ha mangiato un cibo nuovo pericoloso, poco male, perché un maschio può fecondare più femmine, ma non viceversa. Quindi la femmina, l'utero, è prezioso per la specie. Gli spermi, quindi i maschi adolescenti studiati nei babbuini, nei macachi, nei topi, nei ratti, sono i grandi esploratori, e il resto della società, del gruppo, li guardano, muoiono e poi li segue. Quindi se vogliamo controllare questo fenomeno dobbiamo vedere questo. Ovviamente la temperatura invernale nelle città, io giravo una volta in Vespa, quando passi in un parco fa freddo, quando esci dal parco, così non ci sono i predatori, o ce ne sono molto pochi, e poi è pieno di buchi, e quindi devo dire che a Roma noi abbiamo promosso delle cassette nido per i falchi pellegrini, proprio per venire incontro alla signora, per far mangiare un po' di colombi, però poi abbiamo scoperto che sono i gabbiani a cui piacciono molto i colombi, tanto è vero che quando il Papa Benedetto XVI fece volare dei colombi, come i colombi uscirono, gabbiani e cornacchi, anche perché questi pochi colombi stavano al buio in una cesta, sono usciti fuori, per cui queste colombe bianche, eccetera. Quindi questi sono i principali fattori di attrazione. Questo è il più importante. Quindi se noi riusciamo a far diventare inaccessibili le sorgenti di cibo, come io dico a qualsiasi sindaco, che però è un problema che voi capite da soli. Va bene, andiamo avanti, volevo lasciare un po' di tempo alla discussione. Come vedete, il cassonetto non basta, a parte che i gabbiani, perché queste sono scene, come dire, consuete romane. Se andiamo avanti, vediamo questi
Tra l'altro il gabbiano ha avuto una mutazione culturale importante, perché il gabbiano era un uccello che nidificava in grandi numeri. Quindi il gabbiano singolo a Roma ha nidificato, guarda caso, nel vecchio giardino zoologico, fine anni 60. E poi piano piano, attirato dal cibo, ma disturbato dal fatto che sulle rupi rocciose dove nidificavano, per esempio, portavo ieri sera a cena l'esempio dell'isola di Giannutri, hanno costruito, quindi centinaia di coppie di gabbiano non potevano più fare il nido lungo la costa, hanno avuto una mutazione culturale per cui si sentono una grande colonia. Guarda caso, essendo sempre animali d'acqua, l'epicentro è sempre vicino al fiume Tevere, e quindi hanno cominciato a nidificare sparsi sui palazzi. Nei giorni di quello che nei mammiferi sarebbe l'allattamento, il momento nel quale, non so se conoscete la ragione per la quale i gabbiani hanno questa macchia rossa, perché quando il piccolo becca lì, il genitore vomita il cibo. Quindi hanno dei meccanismi, quindi chiamiamolo allattamento. Questi animali tendono, adesso aggredire è una parola grossa, però tendono a spaventare, a fare più contro. Quindi la signora che va a stendere i panni, così. Però anche lì, se vai a fare un'analisi CSI, Criminal Science, la signora che gli dà il biscottino nel palazzo accanto la mattina poi la trovi. Quindi c'è sempre questa empatia, che poi l'empatia zoofila in paesi che hanno una storia di zoofilia solida va nutrita, ma va resa più colto, perché una cosa è aiutare i piccoli migratori che in alcuni giorni particolari passano per le città e rischiano di morire di freddo, e sono specie rare che vanno aiutate proprio per proteggere la biodiversità nazionale europea. Un'altra cosa è nutrire specie infestanti che sono troppe, paradossalmente tolgono il cibo alle specie che invece ne avrebbero bisogno. Quindi quello a cui invito tutti voi e soprattutto gli amministratori locali è a fare un passo avanti rispetto all'educazione e alla formazione dei giovani, ma anche di tutta la popolazione, perché se tu vuoi bene agli animali e vuoi bene all'ambiente, tu con un po' di sforzo ti puoi indirizzare, piuttosto che dare le briciole al colombo, il biscottino o i resti del cibo al gabbiano, puoi usarli in altri momenti, in altre ore, in altri modi, e in qualche modo governi l'ambiente cittadino locale in una maniera, come dire, più colta. Questo è quello che in qualche modo la comunità scientifica, noi abbiamo una federazione, una lobby di 8.000 zoologi, botanici, ecologi, si chiama Federazione Italiana Scienze e Natura dell'Ambiente, e poi c'è l'Enciclopedia Treccani, quindi noi ci battiamo perché questa cosa. E se voi volete sapere un autore scientifico, paradossalmente io considero di riferimento, è Pierpaolo Pasolini, perché quello che scrive Pasolini sulla transizione troppo brusca tra un'Italia rurale che conosceva i suoi animali, nell'Italia rurale che Pasolini vede scomparire, tutti i bambini imparavano dai nonni e dagli zii come capire se un cane è nervoso e ti può mordere, e non gli va a mettere le mani sugli occhi. Conoscevano cosa si fa quando vedi un'impronta di cinghiale o una fatta, un escremento di cinghiale. Esisteva un rapporto profondo, sedimentato, brutta parola, tradizionale, però sembra ordine e tradizione, sembra una visione
De Strozza, che si è persa in un paese che ha avuto queste improvvise migrazioni sud-nord, ma anche uno spopolamento di tutte le zone montuose, collinari, insulari, per cui si è perso il rapporto con il territorio. E assieme a questo, quel rapporto che permetteva di governare l'ambiente, compreso il paesaggio, compresa la ripulitura dei fossi che gestiva le inondazioni. Quindi si tratta, pasolinianamente, di rivedere quello che succedeva prima del mitico boom ecologico e tradurlo in quotidianità e ritornare. Non voglio sembrare un nostalgico, altra parola molto equivoca, però certamente quello che vedremo nel pomeriggio è proprio un tentativo di spiegare come si può, qual è la storia del governo del territorio in cui botanici, zoologi, ecologi, architetti, paesaggisti, sociologi, antropologi culturali, tutti con pari opportunità decisionali, dovrebbero abbastanza pacificamente consigliare gli amministratori locali su come gestire le risorse, come dire, locali, compresa la letteratura locale, che è profondamente intrisa di elementi naturali, a leggerla con la curiosità e l'attenzione per i profumi di storie di piante, storie di animali, che per gli autori di cui, a cui si ispira questa strada e noi viandanti di queste zone culturali e tradizionali, compreso il duro lavoro di chi gestiva i territori, che oggi può essere gestito con tutt'altri sistemi, ma però l'essenza dell'irrigazione, come vedremo oggi, quella rimane, perché non è che la tecnologia toglie alle piante il bisogno di avere l'acqua alle radici. Poi come gliela dai, può essere con un giardiniere che all'alba apre il canaletto, ci può essere un sistema a valvole ingegnerizzato, però insomma, per esempio, una cosa su cui mi sto personalmente battendo in tema di verde, noi non ci rendiamo conto come si chiamano VOX, Volatile Organic Compounds, composti organici volatili. L'odore, l'aroma del bosco e delle piante fa parte del senso di benessere di un cervello umano che si è addentrato nei boschi e nelle siepi per milioni di anni. Se glielo levi, la bioacustica, questo cervello nervo acustico, padiglione acustico umano, se per milioni di anni aspetta, noi parliamo, grazie a Pavlov e alla psicologia sperimentale, di appetenza, che è un termine bellissimo psicologico. La nostra mente ha appetito di questi stimoli. Noi ci aspettiamo quella complessità di canto degli uccelli, di beato, e quella è la storia dell'umanità, non il clacson e la sirena. E quindi organizziamo i colori. Adesso ormai da tempo sono accorti che se c'è il verde e l'azzurro, soprattutto l'azzurro, fuori delle finestre degli ospedali, la guarigione è più rapida. Il pronto soccorso infantile ha bisogno, cioè a beneficio di alcuni colori e di alcune che rendono il bambino meno spaventato. La mente del bambino si aspetta, non si aspetta un bianco candido, inquietante. Quindi ci stiamo piano piano, e gli etologi stanno lì a raccontare cos'è l'ethos della mente umana, a raccontare di cosa ha appetito la mente umana, soprattutto quella infantile e soprattutto quella di persone
che hanno una sofferenza psicologica, mentale di qualche genere. Su questo io cerco di scrivere, cerco di fare, ed è una frontiera di etologia soprattutto rivolta all'uomo. D'altronde io dalla fine degli anni 70 lavoro all'Istituto Superiore di Sanità, quindi il finale dei nostri studi è sempre stata la salute della mente umana. È 1:03, se Felice mi dice cosa possiamo fare adesso, forse ho lasciato poco spazio alle domande. Intanto grazie professor Alleva, perché la sua lezione è stata davvero straordinaria. Grazie. Anche quando così un po' dissacrante ha raccontato che i professori più sono famosi più a volte sono corrotti. Ma le riflessioni sono molto interessanti. Mi ha stupito questo riferimento, non so, all'aquila che ha bisogno di trovare la lepre in una radura, ma per questo occorre che ci sia un albero e un altro albero vicino, e che quindi senza foreste non abbiamo né l'aquila né la lepre, probabilmente, o forse abbiamo più lepre senza l'aquila. O ancora quel riferimento ai falchi, alle aquile, all'aquila americana, l'aquila dalla testa bianca, a come sono riusciti a ripopolare tutto questo. Insomma, ci sono degli appunti che sicuramente potranno essere sviluppati oggi molto bene da voi, poi tenendo conto del fatto che andrete alle 16 appuntamento alla stazione per l'escursione. Però al professor Alleva io non vorrei che andasse via da qui lasciando passare quasi come un inciso non risolto un riferimento personale, quando ci dice, non so se l'avete notato, che Rita Levi Montalcini, già professoressa vicina al Nobel, docente di livello internazionale, si ritrova un falco sul davanzale. E chi chiama? Chiama il professor Alleva, ma non quando è professor Alleva, ma quando ha 12 anni. Cioè, a 12 anni il professor Alleva curava i falchi. Allora io vorrei, se può raccontarci, questo episodio che mi sembra molto interessante, no? Una professoressa come la Levi Montalcini che chiama un ragazzo per salvarla da un falco. Che cosa è accaduto? Allora, è accaduto che ho avuto dei genitori, soprattutto mio padre che era un medico torinese paleopositivista, che mi facevano tenere i pipistrelli che erano caduti con degli alberi tagliati d'inverno e dovevano stare nel letargo, nel frigorifero di casa e poi appesi a testa giù con la finestra aperta nel bagno di casa. Un fratello che è diventato presidente dell'Istat, che dormiva con dei falchi feriti in camera da letto, e devo moltissimo a dei genitori che mi hanno detto: mio padre aveva un sistema educativo molto semplice, se tu fai una cosa ma io vedo che tu leggi libri su quella cosa, allora quella cosa la puoi fare. Poi la buona borghesia romana abitava in certi quartieri dove Rita Levi Montalcini, ottima borghesia torinese, aveva comprato casa. Caso, c'è un libro bellissimo, Le hasard, la necessité, caso e necessità, fortuna, dea fortuna, nei rari momenti che Rita Levi Montalcini veniva a Roma, uno dei miei nibbi, che ho presi questi uccelli caduti dal nido, per avere quel nebbio feci alcune settimane di volontariato di pulizia di feci di uccelli in un negozio di uccelli di via Medaglia d'Oro. Come pagamento mi diedero questo pulcino un po' rovinato che io rimisi a posto, che girava per il quartiere. Dopodiché era talmente domestico che si infilava dentro le case,
Ma a quel punto i proprietari delle case andavano dal macellaio, che diceva: io c'ho, che gli do da mangiare? E quello: no, chiami la signora Leva, quello è colmato. Quindi i due macellai della zona riportavano a casa. Per i casi della vita, una delle amiche del cuore di Rita Levi Montalcini, una scienziata importante, Nora Frontale-Toschi, aveva un figlio della mia età, abitava lì vicino, e quindi quando la professoressa l'ha chiamata, ha detto: Nora, che succede a Roma? C'è un'aquila che mi guarda appoggiata. Ha detto: no, ma quello è un ragazzo, ti do il numero di telefono. Io vengo chiamato da questa elegantissima signora che mi attacca un bottone che non finisce mai e passo un esame, come diceva giustamente Gaetano, che cambia la mia vita, perché un ragazzo che dice a Rita Levi Montalcini, che mi chiede, io avevo quasi 13 anni, ma tu caro, come sai queste cose? Guardi signora, qui vicino, proprio vicino a casa sua, c'è la biblioteca del Consiglio Nazionale di Ricerche, e qui vicino, signora, non si paga già niente, se lei ha delle curiosità, va lì, trova tutto quello che vuole, trova questa specie di mostro, e non mi ha più lasciato in pace. Avete visto, avete trovato già uno spunto letterario, perché è una storia che meriterebbe di almeno una novella. Voi potreste cimentarvi nel racconto di questa storia privata, ci serve anche per familiarizzare con i nostri docenti. Adesso è il primo giorno, non ci conosciamo, ci diamo del lei, ci sfioriamo, buongiorno, buonasera, ma magari in questi giorni faremo comunella anche con gli insegnanti, raccontando un pezzo della loro vita privata. E quando la vita privata della professora Leva coincide con quella della professoressa Levi Montalcini, beh, allora diventa una piccola magia che consente anche di pensare a una riflessione letteraria. Ma se ci sono delle domande, a questo punto Vivi Caparelli, con il nostro aiuto, vi passa il microfono, così passiamo gli ultimi minuti con il professore prima di una pausa pranzo e poi rincontrarci alle ore 16 davanti alla stazione ferroviaria, stazione centrale di Agrigento. Pardon. No, meglio con il microfono. No, era proprio una banalità. Mi può ripetere Vox esattamente? Vox. Volatile, volatile. Organic compounds. Ah, compounds. Compounds. C'è una certa letteratura scientifica in rete, una cosa importante, perché poi si parla di aromaterapia in maniera... Però Felice mi ha pizzicato dandomi del filo complottista, perché la mia battuta amara e arcigna contro chi dà del corrotto allo scienziato, perché se ha vinto il Nobel vuol dire che alle spalle ha dei poteri oscuri, era ovviamente molto ironica. Battuta. Era un'iperbole. E poi l'ultima cosa, la Gaia Sfera. Gaia, Gaia come terra. Se lei scrive Gaia, biosfera, okay, esce fuori questa ipotesi. Come tutte le ipotesi, forse troppo nuove, all'inizio i ricercatori tecnici, come si chiamano? Scienziati. No, ci sono i babbioni, così. C'è una bellissimi scritti, lo ricito, di Steve J. Gould, che racconta che quando lui era studente di geologia ad Harvard, lui è morto, ma insomma diciamo che sarà nato alla fine della guerra, per capirci, quindi negli anni 50-60, c'erano dei giovani professori scapigliati che parlavano della deriva dei continenti e dicevano, e i vecchi professori dicevano: ma
cioè pure i continenti si spostavano di alcuni centimetri l'anno. Cioè noi studenti eravamo tutti affascinati da questi professori. Però quello che racconto ai miei allievi, la scienza custodisce lo scetticismo come il suo più prezioso talismano. La prima risposta è: ma sarà vero? L'ha detto Tizio che sta a Roma, ah, lo dice anche Caio che sta a Boston, ah, ma lo dice anche Sempronia che sta a Hong Kong. Uso un termine, deve sedimentare un poco, si deve consolidare, a quel punto entra, anche perché così funziona il sistema. Però il fatto che sia un sistema prudente, io mi inchino a certa prudenza. Però la deriva dei continenti adesso si insegna senza problemi. Lascio a chi vuole domande dicendo che i suoi racconti mi hanno ricordato tantissimo la mia famiglia e altri animali di Darrell. Allora, la mia che mamma, lo so a memoria praticamente. La mia mamma non diceva, ma beata la madre di Darrell, quella ci aveva un po' di caprette, un po' di cani, un po' di... Io i serpenti! C'aveva gli scorpioni, il fratello Leslie ogni volta che aveva gli scorpioni mandava le madonne al fratello. Mia madre, rispetto alla mamma di Darrell, diceva che era una che era una donna fortunata, perché i mostri che gli ho messo... Mia madre una volta va a fare... Io avevo un ratto nero sul comodino che tutte le notti costruiva in una gabbia un nido, gli mettevamo un giornale sotto e mia madre diceva: cos'è? Un ghiro con quella coda nuda? Sì mamma, ma sei sicuro? Va bene, adesso volevo esagerare, però che mia madre dicesse beata la mamma di Darrell, questo le assicuro che è la verità. Ricollegandomi a Rita Levi Montalcini, lei l'ha conosciuta quando aveva 10 anni, volevo capire... 12 e tre quarti. Comunque era un bambino, tra virgolette. Quando ha capito che aveva davanti un colosso? Questo volevo capire. Allora, prima di tutto, dopo un po' mio padre mi ha detto: ma tu lo sai chi è quella? Io dico: no, era molto elegante, cioè, quella è una famosa scienziata. Addirittura quando lei appoggiò Enrico Berlinguer, riempirono Roma di manifesti in cui parlava Rita Levi Montalcini premio Nobel, che non l'aveva ancora avuto, per dire che a forza di dire prenderà il Nobel, già sui manifesti del partito ci avevano messo il nome. Lei era una persona straordinariamente nota, donna che aveva, ebrea anche perseguitata, che aveva continuato, anche se rifugiata e nascosta, a prendere nel pollaio della fattoria dove era nascosta le uova per fare degli esperimenti sugli embrioni di pollo. Sì. Poi devo dire che la sua curiosità, come quella di Giorgio Parisi, perché quello che io cerco di spiegare ai miei allievi, che tra Rita Levi Montalcini e la neurobiologia non c'era un confine fisico. Lei era quel settore. Lei, prima di morire, col suo braccio destro, per chi ha visto lo sceneggiato della Rete 1 Rai, Luigi Alò, grande genio anche lui, lei era a 103 anni, più di là che di qua. Luigi, c'è qualche novità sulla proteina che lei ha studiato tutta la vita? La cosa, ci hanno pubblicato qualcosa di nuovo? E lei ha dedicato tutta la vita a questo fenomeno, di questa proteina che se tu la davi a un pezzettino di quella specie di sputo che è l'embrione di pollo dell'uovo ingallato e lo mettevi al microscopio, i neuroni della cosa,
esplodevano come un fuoco d'artificio. E lei si è talmente innamorata di questo fenomeno e del cosa causava questo fenomeno che dal 51-52 fino a quando è morta si è occupata di questo. Altre domande? Sì, allora, sì, sono qua. No. Volevo sapere, lei ha parlato dell'estinzione della specie, delle specie. Quali sono le conseguenze? Allora, diciamo che le specie, il fatto che le specie si estinguano, vedasi i dinosauri, non è una tragedia. Se si estinguono una specie ogni 20 minuti, c'è qualcosa che non va. Quindi, allora, la tragedia ultima è che alla fine si estingue la specie umana. Per il resto, se voi guardate, perché con Giorgio Parisi abbiamo scritto qualcosa a proposito dell'importanza della fantascienza, se voi guardate questi film o leggete questi libri in cui la Terra è sferzata da venti fortissimi, incendi fortissimi, squilibri, voi vedete queste utopie pessimistiche che però si basano su alcune predizioni che vengono fatte. Quindi alla fine, come dicono in maniera nel mio liceo romano, liceo Tasso di Roma, dove stavamo con Paolo Mieli, Paolo Franchi, più vecchi di me, è venuta una bravissima astrofisica dell'Agenzia Spaziale e ha detto: noi stiamo studiando la possibilità di colonizzare altri pianeti perché prima o poi la Terra non ci potrà più accogliere. E c'erano questi ragazzi di Sciali che la guardavano, ma non erano particolarmente turbati. Io sì, dico, questa è matta, no? Cioè, già ci avevano messo sopra. Sì, buonasera Enrico Maraventano. Una domanda di taglio tecnico. Ho avuto il piacere di ascoltare la sua lezione e traspare sicuramente la passione con la quale lei esercita la sua professione. E per coadiuvare anche a quella che è la volontà pratica dei vari ministeri che si occupano di realizzare le attività pratiche anche in comunione con i vari comuni e gli operatori del settore, volevo capire se ci sono degli albi o comunque degli ordini pubblici presso cui ad esempio gli studiosi o i partecipanti al master possono partecipare alle attività nella consapevolezza di due. Innanzitutto il PNRR che destina più o meno 60 miliardi di euro solamente alla riqualificazione verde e nella consapevolezza ulteriore del 40% destinato solamente al sud. Come si dice, quinto emendamento? Cioè io non posso parlare male del PNRR, sono vicepresidente del Consiglio Superiore della Sanità, quindi mi avvalgo della facoltà di non rispondere troppo. Allora, come Accademia del Lincei, il presidente filologo Roberto Antonelli e il vicepresidente fisico Giorgio Parisi ci hanno detto: il ruolo dell'Accademia del Lincei, fondata da un certo Galileo Galilei, è ente che si rivolge al Presidente della Repubblica, visto che si parla di Next Generation Future, ci dobbiamo chiedere: ma cosa resterà? Perché questi soldi non sono per sempre, no? E quindi il nostro sforzo morale, ma anche tecnico, è quello. Allora io, fuori verbale, c'è stata una cosa che come etologo umano avevano deciso di fare 5 centri nazionali, di cui uno, viva Dio, è intitolato la biodiversità. Quante domande, caro amico, sono arrivate per fare un centro? 5! Quindi allora, noi vigiliamo. Io devo dire, come ho parlato bene della comunità dei docenti che abbiamo finanziato dal
2000, anche prima, nel 93, per promuovere la cultura scientifica italiana. La comunità scientifica italiana è sostanzialmente sana, ma affamata, perché come i docenti, stipendi bassi, apparecchiature vecchie. Allora, per esempio, da quello che cerco di capire, aumenteranno i posti di dottore di ricerca, che è il dottorato di ricerca, è una patente per fare ricerca. Il problema che ci preoccupa è che se noi diamo tante patenti, ma non abbiamo tanti laboratori dove noi assumiamo i patentati, rischiamo di aiutare i giovani ad andare all'estero con un'ottima patente. Guardate che i giovani con la patente italiana non vanno male all'estero, non tutti, però insomma come capacità di formazione non è che l'Italia scientifica e anche quella umanistica vada così male. Quindi io non credo che questi soldi andranno buttati dalla finestra. Ma la risposta, la domanda è: si darà benzina o si costruiranno autorimesse? Perché le autorimesse rimangono. La benzina si consuma, poi finisce il PNRR. Quindi noi lincei, Galileo Galilei scelse la lince come simbolo della nostra accademia, sostenendo che con gli occhi, con la cultura si guarda più lontano al futuro, quindi la lince come simbolo, dobbiamo vegliare. Ora siamo ancora ai primi passi. La rigenerazione urbana, se mettono gli alberi giusti, però bisogna provvedere anche all'innaffiamento degli alberi, no? Poi bisogna scegliere gli alberi che non vengono da geneticamente da zone troppo diverse da quella italiana, quindi c'è da, non bisogna fare le cose troppo di fretta, però i tecnici non mancano, però in democrazia chi decide sono i politici eletti, no? Grazie, abbastanza. Grazie della risposta. Abbiamo le ultime due domande. Ma poi quando chiacchieriamo... E poi diamo la parola invece a Gaetano Pendolino per un aggiornamento. Tanto voi con il professore discuterete tutto il pomeriggio. Prego. Buongiorno innanzitutto. Poi volevo chiedere cosa pensa dell'astensione dell'articolo 9 della Costituzione alla tutela dell'ambiente, cioè se questa modifica, secondo il suo parere, potrà portare allora, effettivamente ad una... Chieda al dottor Felice Cavallaro perché mi tengono in stand-by il mio articolo per il Corriere della Sera, dove mi hanno chiesto di commentare l'articolo 9. Che posso dire? Come dicono, magnum gaudium, habemus papam, era ora. Leggeremo l'articolo qui. Se non sbaglio c'è anche la parola etologia, oltre che ecologia. Una vittoria. Grazie alla domanda. Grazie molto. Per ritornare al mondo dell'etologia, la Sicilia è una regione interessante? Ci sono razze aliene, ci sono... Allora. Abbiamo record positivi? E poi una curiosità. Sì. Lei ha parlato del falco, quello con il dente. Sì. Federico II, quando faceva la caccia con il falco, utilizzava questo falco? Allora, nel Medioevo, dove c'era pena di morte per chi ammazzava, c'era, a proposito di nobiltà per diritto divino, ognuno grado di nobiltà poteva usare uno dei falchi col dente al becco. L'imperatore usava il girifalco, il falcone d'Islanda. Le donne usavano il lodolaio, quindi era tutto molto... E c'è un fenomeno molto interessante, perché gli addestratori di falchi, che erano molto ben pagati, una corporazione potente, facevano la ciliatura, cioè quando il falco lo catturi è molto spaventato e lo devi tenere al buio. Allora loro avevano delle tecniche raffinatissime di cucire le palpebre di pelle sottilissima dei falchi, invece di mettere, come facevano i falconieri arabi, un cappuccio. Ma loro, per proteggere la loro casta, facevano la ciliatura.
E rispondo all'amico che ha parlato prima, perché in un certo mondo, che onestamente non è il mio, l'appartenenza all'ordine è qualcosa fatto soprattutto dagli anziani per tenere lontana la competizione dei giovani. Quindi c'è un dibattito del quale io sinceramente ho fatto il militare a Cuneo, ho lavorato troppo all'estero, non entro perché all'estero se lo sai fare bene, se no, certo non è che tu se non sei laureato in medicina negli Stati Uniti ti fanno toccare un paziente, quindi esistono le regole, però l'ordine è un po' italiano come sistema, la parola stessa, e quindi da questo punto di vista. Comunque non sono razze aliene ma specie, perché è il livello della specie. Poi all'interno della specie ci sono le cosiddette razze geografiche, però la parola razza ci insegna il grande genetista e divulgatore Luigi Luca Cavalli Sforza: la specie umana è talmente mischiata che cercare di dividerla in razze è un errore genetico. Tanto è vero che la Società Italiana di Antropologia ha cercato di far cambiare la Costituzione italiana, dove dice razza, differenza di razza. Però illustrissimi giuristi mi hanno abbastanza convinto che poi, se tu tocchi lì, molte leggi contro il razzismo rischiano di essere toccate. E quindi questa faccenda della parola razza in Costituzione è lì. Però l'ecologia, l'etologia, grazie per avercelo ricordato, è lì. Bene, a questo punto io lascerei la parola a Gaetano Pendolino per le comunicazioni, fra virgolette, di servizio, ringraziando ancora il professor Alleva e dandogli appuntamento per le 16:30 al giardino della Colimbetra, dove voi lo troverete già pronto quando arriverete. E invece per chi ci segue in streaming, ovviamente questa escursione pomeridiana salta, perché non ci sono telecamere previste per seguire l'escursione, quindi per quanti sono collegati in streaming l'appuntamento è per domani mattina. Mi raccomando, puntuali, anche perché abbiamo appuntamento come prima lezione con Letizia Casuccio. Ve ne ho parlato già prima, è la responsabile, il numero uno di Coop Culture, quindi la società che gestisce l'accoglienza dalla Valle dei Templi al Colosseo di Roma. Quindi appuntamento a domani per chi è in streaming alle ore 16, per chi è qui in aula al Polo Culturale San Lorenzo di Agrigento. Grazie professore Alleva, grazie ancora. Allora, molto velocemente, intanto vi ricordo che è importante la segnatura della presenza, quindi dell'ingresso e dell'uscita. Abbiamo stampato il primo report stamattina alle 11:30 e ci siamo accorti che alcune che sono presenti non hanno segnato la presenza. Per cui vi invito, ci sono i QR code agli ingressi nelle due porte, all'ingresso va segnata la presenza, all'uscita va segnata la firma dell'uscita. Adesso sì, ma tu dovrai per oggi e basta, mattina, domani mattina farai tutta l'operazione, perché non essendoci l'ingresso, sì, esattamente. No, non bisogna firmare, la presenza va firmata solo con l'applicazione JoyPass, non ci sono fogli da firmare proprio per un problema di legate alla pandemia, che ancora purtroppo non ci vuole abbandonare, quindi vogliamo essere sicuri, quindi evitare di passaggi di mano, di penne, eccetera. Su questo, quindi, presenze e assenze vengono determinate da questo report, che viene scandito nelle ore da questa applicazione in automatico, quindi non siamo noi che lo gestiamo. Per chi è streaming, chiaramente la presenza viene determinata dall'ID di collegamento, quindi chi si collega con il proprio ID, con il PC o con il cellulare, viene determinata la presenza, così come anche la chiusura.
Vi ricordo che le percentuali di assenze possibili sono il 20% sul totale complessivo delle ore di laboratorio e docenza, quindi chi supera il 20% purtroppo non potrà accedere al riconoscimento dell'attestato. Per quanto riguarda pomeriggio, mi raccomando alle 16 puntuale in piazza stazione, per poi recarci alla Colimbetra. Chi non andrà a Real Monte verrà accompagnato in piazza stazione e poi il pullman andrà a Real Monte. Va bene? Sì. No, 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 perché l'escursione non va a determinare l'operazione. In questo caso il laboratorio, per chi è presente, già viene presa da noi la presenza, quindi non ci sarà l'applicazione che lavorerà in questo senso, ma saremo noi manualmente a inserire poi gli orari di presenza durante il laboratorio, perché il laboratorio fa parte delle ore che vengono conteggiate. Docenza più laboratorio vengono conteggiate, mentre le escursioni non vengono conteggiate. Chiaro per tutti? Esattamente, gli extra master sono sempre extra, in ogni caso proprio sono la parola stessa già lo determina, quindi extra master. Vi invito a partecipare perché sono molto, molto interessanti. Vi abbiamo mandato un'email a tutti quanti, ho verificato, ho mandato e l'ho rimandata, per cui d'accordo, buon pranzo, ci vediamo alle 16. Contrariamente a quanto crede qualcuno, con la cultura si può anche mangiare e si può dare lavoro. A tutti noi, scrittori compresi, viene la voglia di andare a vedere i luoghi dove i nostri maggiori scrittori sono vissuti, hanno operato. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace averti ancora delusa. È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso, veramente vinci. Je voudrais simplement exprimer ma gratitude. La vita che c'è stata per essere nella nostra forma corporale a poco uccide la tua forza. Grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Il vino che si può incontrare lungo la strada degli scrittori è un vino diverso da altri.